a pranzo che fare. Arancino ovviamente, dopo un bel risotto in avanzo, prepariamo una pastella fatta con acqua, farina e uovo e del pan grattato che potete aromatizzare. Intingiamo le nostre arancine prima nella pastella e poi nel pan grattato. Voi potete utilizzare qualsiasi risotto che vi è avanzato. Il mio nello specifico era con prosciutto crudo e asparagi e all'interno farcito con della mozzarella fresca e del ragù fatta in casa, buonissima. Eccole qui, adesso le mettiamo a riposare 10-15 minuti in frigorifero e poi ripetiamo di nuovo l'operazione per creare una croccantezza maggiore dopo la frittura. Ecco, prima nella pastella e poi nuovamente nel pan grattato. Immergiamo infine in abbondantissimo olio per frittura, quindi olio di semi, e facciamo una frittura ad immersione a circa 170 gradi, fino a quando non sono belle dorate e croccanti. Dopo le lasciamo asciugare su carta assorbente e voilà, ecco un secondo piatto fantastico.